Buonasera a tutti, grazie per l'invito. In questa sede approfondiremo insieme le tre novità che la legge 119 del 2017 introduce sulla procedura per il riconoscimento del danno da vaccino. Sostanzialmente la legge 119 introduce tre novità agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater. Li vediamo insieme. Allora, do lettura dell'articolo 5 bis, altrimenti non è abbastanza chiaro, perché le norme vanno sempre lette prima di commentarle. Allora, l'articolo 5 bis della legge 119-2017 stabilisce che nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, numero 210, ed ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, è il disconsorte necessario l'AIFA. Quindi la novità consiste nell'obbligo di chiamare in causa l'AIFA. Prima non era assolutamente obbligatorio citarla. L'AIFA è l'Agenzia Italiana del Farmaco. In questa sede non approfondiremo molto questo punto perché è strettamente processuale, però certo che si tratta di un onere in più per chi dovrà intraprendere la difficile strada giudiziale di vedersi riconosciuto il danno da vaccino, che è diventato via via sempre più difficile come iter. Quindi aggravare questo iter è sicuramente diciamo una questione che non è molto che aggrava, insomma, limitiamoci a dire questo, perché comunque dobbiamo aspettare del tempo per capire l'AIFA in giudizio sostanzialmente che linea processuale porterà avanti. Quindi su questo punto ci dobbiamo riaggiornare più in là. Ora, la seconda novità ha già un contenuto più sostanziale, è costituita dall'articolo 5 ter della legge 119-2017, che è intitolato ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie. L'articolo 5 ter stabilisce, do lettura, al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della Salute, per le esigenze della Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure, è autorizzata ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale appartenente all'area terza del comparto Ministeri, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17,14 della legge 15 maggio 1997 numero 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridica amministrativa ed economico contabile. Ecco, sostanzialmente qual è l'effetto di questa disposizione che leggendola non sembra abbastanza chiara? Sostanzialmente è quello di aumentare, incrementare il personale dell'ufficio che definisce le procedure per il ristoro dei danni da vaccino. Abbiamo già parlato della legge 210-92 e ecco, questo aumento del personale di questo ufficio addetto alla liquidazione ha indotto alla riflessione secondo cui il legislatore abbia aumentato il personale o l'abbia voluto rafforzare in qualche modo prevedendo un incremento dei danni da vaccino derivati dall'incremento delle vaccinazioni obbligatorie. Ecco, questa è un'interpretazione. L'interpretazione potrebbe essere anche un'altra, diciamo. Qui ci sono tre elementi che valuteremo insieme, che sembrerebbero propendere che il legislatore abbia voluto piuttosto migliorare l'efficienza dell'ufficio preposto alla liquidazione degli indennizzi. Ora, l'ufficio ha, oltre da indennizzare le persone danneggiate da vaccino, anche le altre categorie delle persone ricomprese nella legge 210-92. Quindi parliamo di un grande numero di persone, perché ci sono anche danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti. E questa platea di beneficiari notevole dell'indennizzo ha creato un notevole arretrato
nelle posizioni da liquidare. E qui è un bel problema per le persone che sono danneggiate dal vaccino, riconosciute. Da posizione sollecitate per danneggiare da vaccino associati Condav è emerso che l'indennizzo di cui alla legge 210-92 viene corrisposto mediamente dopo 3 o 4 anni dal momento della richiesta. È un tempo veramente lunghissimo, soprattutto in considerazione che a volte le persone danneggiate sono disabili gravi e già è lungo il tempo per ottenere il riconoscimento del danno. È lungo anche il tempo per ottenere la liquidazione dell'indennizzo. Qui ci sono genitori che si devono indebitare per curare i propri figli e onestamente non è una cosa logica. Poi, il secondo elemento è testuale. L'articolo 5 ter stabilisce che al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie. E qui si nota il dettato fa riferimento non solo ai danneggiati da vaccino, ma anche agli altri soggetti beneficiari dell'indennizzo che, come abbiamo visto prima, lo prendono dopo un po' di anni dalla richiesta. Infine, e non da ultimo, bisogna anche accennare al dettato del comma 2 dell'articolo 5 ter. Il legislatore infatti ha previsto una spesa nel limite massimo di 359.000 euro per l'anno 2017 e di 1.076.000 euro per l'anno 2018. Ora si deduce come tale incremento di personale è necessario sin da subito. A mio avviso, per tamponare questa situazione di arretrato enorme che si trova al Ministero. E quindi la speranza è quantomeno che l'intenzione del legislatore sia stata quella di migliorare l'efficienza dell'ufficio che è preposta alla liquidazione degli indennizzi e che venga smaltito l'arretrato nel tempo più breve possibile. Ora, analizziamo l'ultima novità che introduce la legge numero 119 del 2017. Questa novità è costituita dall'articolo 5 quater, che è denominato indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze reversibili da vaccinazione. La norma sancisce che le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, numero 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica. Quindi il legislatore ha sostanzialmente esteso l'ambito di applicazione della legge 210-92 a tutte le vaccinazioni comprese nell'articolo 1, che sono le 10 vaccinazioni obbligatorie e le 4 vaccinazioni raccomandate, che poi vedremo. Brevemente accenniamo all'indennizzo della legge 210-92. È una misura di solidarietà sociale che ha natura assistenziale. Sostanzialmente lo Stato indennizza le persone danneggiate in modo permanente dalle vaccinazioni obbligatorie e tutela le qui di queste persone che hanno subito danni nell'esercizio di attività di cura promosse o gestite dallo Stato e necessarie per la tutela della salute pubblica. Il tutto anche alla luce di principi costituzionali. Si parla dell'articolo 2 e 32 della Costituzione e dei doveri di solidarietà sociale. Sostanzialmente lo Stato con le vaccinazioni garantisce anche la cosiddetta immunità di gregge ed è chiaro che le vaccinazioni che sono imposte con obbligo o fortemente incentivate con raccomandazione per quanto riguarda i danni che possono causare, questi devono essere risarciti e le persone danneggiate debbano avere almeno un minimo di misura assistenziale. Ora, abbiamo già detto le vaccinazioni ricomprese sono tutte quelle citate nell'articolo 1 della legge 119 del 2017. Le vaccinazioni obbligatorie sono 10, antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiemofilus, influenza tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella. Quest'ultima soltanto penale a partire dal 1 gennaio del 2017. L'applicazione dell'articolo 5 quater si estende anche alle 4 vaccinazioni raccomandate previste dall'articolo 1,1 quater della nuova legge, che sono
antimeningococcica C, antimeningococcica C B, antipneumococcica e antirotavirus. Ora, si è arrivati a 14 vaccinazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 210-92. Sostanzialmente si è partiti negli anni 90, al momento di approvazione della legge, con una situazione in cui venivano indennizzati soltanto chi fosse stato danneggiato da vaccinazioni obbligatorie. Successivamente la giurisprudenza venne investita della problematica delle vaccinazioni raccomandate e già negli anni 2000 si venne a creare un orientamento giurisprudenziale nelle corti di merito. Parliamo della Corte d'Appello di Campobasso, del Tribunale di Ravenna, e questi tribunali in via interpretativa estesero l'ambito di applicazione dell'indennizzo di cui alla legge 210-92 anche alle vaccinazioni programmate e incentivate. Successivamente la problematica venne esaminata dal Tribunale di Ancona, che sollevò questioni di legittimità costituzionale della norma articolo 1,1 della legge 210-92. Finalmente quindi si giunse alla Corte Costituzionale, la quale decise con sentenza numero 107 del 2012 e sostanzialmente dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1,1 della legge 25 febbraio 1992 numero 210. Dichiarò l'incostituzionalità nella parte in cui la norma non prevede il diritto ad un indennizzo nei confronti delle persone danneggiate da vaccinazioni raccomandate, e nella fattispecie si parlava del vaccino trivalente contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Questo vaccino aveva formato oggetto di campagne di informazione e raccomandazione da parte delle pubbliche autorità sanitarie. La Consulta evidenziò in particolare la rilevanza che queste campagne di sensibilizzazione, svolte sempre dalle autorità pubbliche, svolgono in quanto creano un generale clima di affidamento nella collettività nei confronti di quanto raccomandato dalla pubblica autorità, che è fatto sia per l'interesse del sindaco, del singolo, che nell'interesse della collettività. E quindi infine la Corte Costituzionale ha statuito che al verificarsi di menomazioni permanenti a causa di vaccinazioni, anche non obbligatorie ex legge, ma alla cui pratica sia stata incentivata dalle autorità sanitarie, debba essere la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale subito da danneggiati. Quindi, conclusivamente, la situazione delle vaccinazioni ricomprese nell'ambito di applicazione della legge 210 trova le nuove 10 vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 della legge di conversione, ma in realtà molte delle quali, grazie agli interventi della giurisprudenza, sono state già ricomprese nell'ambito di applicabilità dell'indennizzo della legge 210-92. Una novità assolutamente è costituita dal vaccino antivaricella, dato che per esempio nel piano nazionale vaccini del 2012-2014 il vaccino in questione veniva ricompreso soltanto dalle vaccinazioni consigliate agli adolescenti che non avevano ancora contratto la malattia, mentre con la norma, con la nuova legge 119 del 2017, va a essere obbligatorio per tutti i nuovi nati a partire dal 1 gennaio 2017. Infine, gli eventuali danni che deriveranno dalla somministrazione delle nuove 4 vaccinazioni raccomandate rientreranno nell'ambito di applicazione della legge 210-92, ma il tutto ovviamente è tutto alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale che già avevamo visto prima. E vi ringrazio.